Cosa facile, non eravamo qui, quindi l'impresa non è semplice, dopodiché però voglio anche dire, gli italiani ci sono da fare le vacanze, chi le può fare le faccia con grande tranquillità. La situazione dell'Italia ancora non è quella che noi aspettavamo, ma stiamo andando nella direzione, un po' come l'estate, non è che è arrivata quando volevamo, arriva un po' in ritardo, arriva non bella come ci aspettavamo, ma arriva. Presidente, a quelli seconda, che dicono poi... che ci sono invece... Avete sentito? La ripresa dell'Italia è un po' come l'estate, non si sa quando arriva, ma prima o poi arriverà. E in compenso adesso, guardate qui, è arrivata non la ripresa, ma inizia sempre con la R, come Renzi, e si chiama recessione. Eccola qui, ecco la vostra, non dico estate, ma proprio la vostra morte, perché qui prima dell'estate arriva la morte di tutti noi, altro che aspettando Godot. Qui si parla di ripresa quando è proprio di oggi, giusto per smentire questo coglione, la notizia della recessione, PIL sotto dello 0,2%, nettamente sotto le previsioni, visto che gli economisti non si aspettavano questo disastro totale, e come potete anche osservare è il dato peggiore degli ultimi 14 anni. E questi non sono stati anni proprio stupendi, meravigliosi per noi italiani. Questo è il dato peggiore degli ultimi 14 anni. Vi mostro anche il grafico qui, così potete farvi un'idea dell'andamento del prodotto interno lordo negli ultimi 7 anni. E come potete vedere, l'Italia, che era partita da basi più che buone, superiore anche ad altri paesi come la Germania, ecco, è crollata miseramente, piombando all'ultimo posto, sotto anche alla Spagna. E questo ci vuole raccontare favolette tutti i giorni, perché tutti i giorni ci racconta favolette in merito alla ripresa, con i suoi motti, adesso questo qui è la ripresa che è come l'estate. E noi ci facciamo prendere per il culo da questo ciarlatano da due soldi, che nel frattempo, assieme a Berlusconi, fa tutte quelle operazioni, compie tutte quelle operazioni che invece sono necessarie al loro tornaconto e ai loro interessi, come le immunità parlamentari che abbiamo adesso su un Senato non eletto. Abbiamo ora un Senato non più eletto. Hanno buttato un po' di fumo negli occhi tagliando 200 senatori. Come per dire, guardate, abbiamo fatto una cosa concreta per risparmiare. Quando in realtà la cosa peggiore è che il Senato non sia più eletto, quindi con consiglieri regionali sporchi scelti da loro, e in più è stata data l'immunità a questi sporchi che verranno messi. Ripeto, per farla passare, per farla digerire agli italiani, raccontando anche la favoletta che è stata una riforma incredibile, sorprendente per certi versi, hanno tagliato 200 senatori. Intanto se l'hanno messo nel culo, appunto, con questa immunità sui senatori non eletti. Una cosa, ripeto, vergognosa. Ma al di là dei loro interessi, facessero i loro interessi ma al contempo quelli degli italiani. Invece no, e quindi ci ritroviamo in piena recessione con degli sporchi che siederanno in Senato tutelati. E poi la cosa divertente è che Renzi, qualche tempo fa, disse, queste sono le testuali parole, sarebbe un errore reintrodurre l'immunità. E come al solito, questo fanfarone dice una cosa e ne fa un'altra. Quindi, italiani, aprite gli occhi. E per quanto riguarda l'estate, non so se la vedremo. Per ora gustatevi questa piena recessione. Un saluto, amici deviati.